Ciao ragazzi, sono Giorgio Di Tullio e oggi siamo a lezione con Rocker TV. Ok ragazzi, oggi argomento bellissimo. Paradiddle, tutti studiano i paradiddle, tutti suonano i paradiddle, ma come li possiamo orchestrare il paradiddle? C'è questa cosa importante. Intanto la dinamica, ovvero gli accenti. Io adesso vi prendo la seconda diteggiatura dei paradiddle, perché ce ne sono praticamente quattro. La seconda è destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, destra, sinistra. Qui. Come vedete e noterete, ci sono degli accenti, perché senza dinamica saremo dei grandi ciucci. Scusate la parola. Anche, no, scusa, mi voglio scusare col ciuccio. Comunque, la dinamica è fondamentale, se no saremo tutti flat, tutti power, insomma, dinamica accento in questo caso. Ho usato solo le mani, ma avete visto l'efficacia? Ovvero, gli accenti solo sulla destra e sull'ultimo colpo di sinistra? Ecco, questa è dinamica. Per cui avete già, come dire, fatto l'orchestrazione di una diteggiatura, di un single paradiddle. Okay? Ovviamente le note le scegliete voi, quando si improvvisa si fa questo sul set. L'altra cosa che potete fare è questo argomento qua. Gli unisoni. Gli unisoni praticamente solo colpi singoli vengono presi insieme alla cassa. Per cui il primo colpo è la destra. Presi insieme ovviamente si parla di crash o di destra e di sinistra. In questo caso il primo colpo è di destra, per cui... Il secondo... Il terzo e farete l'incrocio. Per cui, capito? Per cui la destra, le articolazioni, gamba destra e braccio sinistro, che non è facile. L'altro colpo, l'ultimo colpo di sinistra. Solo i singoli, per cui unisono, cassa, mano destra, cassa, mano sinistra. Questa è la tamarria assoluta, ok ragazzi? Per cui orchestrazione di un semplice paradiddle con la seconda diteggiatura. Per cui ci vediamo a lezione con Rocker TV.